Il carnevale di Sciacca in centro storico non si potrà fare mai più, le esigenze di sicurezza sono cambiate, così il questore di Agrigento Ricifari in una intervista al nostro TG in merito alle polemiche generate dal cambio location. Un giovane 24enne è stato arrestato a Canicattì per detenzione e spaccio di stupefacenti nel tentativo di sfuggire all'alte dei poliziotti e ha travolto un agente, ma è stato inseguito e bloccato, era in possesso di 50 grammi di droga. Questa sera a Menfi la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale in diretta sulla nostra emittente Ezio Ferraro in pole position per la presidenza. Intanto il nuovo sindaco Vito Clemente ha completato la giunta. Sanità Agrigentina esplode il caso del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio a pochi giorni dalla manifestazione promossa dal cartello sociale e in programma sabato 17 giugno, iniziativa a cui è aderito il PD. Sciacca stazione sempre più ambita per il diportismo nautico, ma mancano le strutture ricettive. Il presidente della Lega Navale Giuseppe Di Giovanna auspica investimenti ed evidenzia i limiti infrastrutturali dello stesso posto peschereccio. Borgo Bonsignore è trascorso quasi un anno dalla visita al cantiere, una sorta di inaugurazione da parte dell'allora governatore Nello Musumeci, ma l'opera non è stata ancora consegnata, si guarda al modello di Borgo Parrini o Marzamemi. Bentrovati al nostro telegiornale. Ritorniamo al Carnevale di Sciacca. Le esigenze di sicurezza sono cambiate e il Carnevale in centro storico con le modalità tutte note non si potrà fare mai più. Lo ha detto al nostro telegiornale il questore Emanuele Ricifari che dopo essere stato coinvolto indirettamente nel dibattito politico ha accettato di rilasciarci un'intervista chiarificatrice che trasmetteremo integralmente al termine dell'edizione di Arne del nostro telegiornale. Ascoltiamo il dottor Emanuele Ricifari intervistato dal nostro Davide Sardo. Questore ci può confermare quanto le è stato attribuito, ossia che pur ipotizzando che la manifestazione possa tornare in futuro in centro storico, in ogni caso le sfilate dei carri allegorici in quelle vie, in alcuni tratti particolarmente strette, non si potranno più organizzare? Guarda, lo, il problema è, sono le modalità di organizzazione. Con le modalità di organizzazione tradizionali, diciamo quelle che hanno interessato il carnevale di Sciacca così come è stato, certamente mai più. Può chiarirci se almeno negli ultimi tre anni eh, siano intervenute novità normative di esigenze di superiore eh, sicurezza in ordine ai grandi eventi? Eh, se sì, eh, quali sono e da quali fatti sono scaturite? Allora, sono scaturite. Qualcuno dice sono scaturite dal, dai fatti di Piazza San Carlo a Torino quando la finale di Champions insomma, de degenerò per via della eh, follia di un gruppetto di ragazzi che tirarono dei petardi in un contesto di folla provoca nel frattempo. Uh, urlando che si trattava di un attentato e provocando una fuga rovinosa che ha provocato feriti e vittime. E in quel contesto voglio ricordare a me stesso e a tutti che alla fine di un lungo processo penale e civile sono state individuate responsabilità negli amministratori, nel sindaco eh, di Torino, nel prefetto di Torino, nel questore. Eh, Protempore nel dirigente del servizio di ordine pubblico di quel momento, oltre che in chi materialmente ha provocato quelle, quei disordini. Quelle responsabilità venivano attribuite per via di eh, misure di sicurezza a giudizio dei giudici non sufficientemente attente, anche se c'era un contesto di sicurezza molto puntuale. Venne ritenuto non sufficientemente attento. Questo determinò eh, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in particolare da parte dell'allora capo della polizia Gabrielli, la eh, necessità di diramare una circolare che semplicemente richiamava tutte le normative esistenti e ne faceva una sorta di compendio. Da quel momento, tutte le amministrazioni avrebbero dovuto, insomma, in qualche modo i tecnici delle amministrazioni studiarle e quindi poi organizzarsi in questo modo per proporre le varie fasi. Ora questo si è andato a scontrare, dicevo, con il periodo del Covid, ma si scontra anche con una cultura che non si è ancora affermata, cioè quella della sicurezza nelle manifestazioni che non è soltanto la sicurezza dalla bomba dei, dei terroristi o piuttosto l'atto del folle che... Ma una sicurezza che cerca di evitare tutte le occasioni di pericolo per i cittadini. Non voglio, lo ricordo a me stesso, ma non c'è bisogno che ci sono ancora dei fascicoli processuali aperti per la morte di quella bimba alcuni anni fa, proprio nel contesto del carnevale di Sciacca, o per fatti analoghi in altre, in altre situazioni. Ecco perché l'attenzione. Deve essere assolutamente evidente, massima. Conferma quanto le è stato attribuito sia un suo presunto disappunto su un ritardo organizzativo da parte dell'amministrazione e su una supposta mancata concertazione delle ipotesi di lavoro con le autorità di pubblica sicurezza. Allora, in realtà c'è stata una concertazione avvenuta diciamo abbastanza per tempo, solo che verosimilmente da parte e da parte nostra, intendo quando dico nostra dico da parte delle amministrazioni dello Stato, quindi Questura e Prefettura e Vigili del Fuoco, hanno dato per eh, scontato che si fosse fatto uno studio più approfondito appunto di quella normativa di cui cennavo prima. Nel contempo da parte del, delle amministrazioni, tutte, compresa eh, quella sciacchitana, si sono Uh, dato forse per uh, garantito che certe modalità potessero essere ancora valide. Ci sono stati degli incontri, già mi dicono i miei collaboratori, io non ero ancora a quest'ora qua, alla fine dello scorso anno, in particolare con Sciacca all'inizio del di quest'anno sulle vie, sui luoghi eccetera. Si era parlato di un interessamento, per esempio quando io sono arrivato seppi che già qualche settimana prima il prefetto si era pronunciata negativamente circa la possibilità che il carnevale interessasse, passasse, si sostasse, addirittura utilizzasse comunque lo stabile dove in questo momento è presente il carcere. Nel caso specifico c'erano eh, da verificare tutta una serie di cose che sono venute fuori, le abbiamo spiegate ai, eh, agli organizzatori, che ricordo nel caso di Sciacca non era solo l'amministrazione ma anche un, un soggetto organizzatore cui era stata affidata l'organizzazione della manifestazione, che dovevano essere tenute in conto. C'è un problema che è intervenuto proprio nelle ultime settimane relativo all'omologazione dei mezzi di trasporto che vengono trasformati in carri, per cui anche su quello c'è tutta un'attenzione che non era prevedibile nemmeno da parte nostra. Io capisco possano esserci polemiche da un punto di vista politico con dicendo che poteva essere preparata meglio e prima o viceversa che non poteva essere preparata meglio e prima. Uh, a me sembra sinceramente in generale un discorso che sta molto accampato per aria perché se poi devo dire veramente come l'ho vissuta io L'impressione era che l'amministrazione avesse tutto l'interesse a, a cercare di mantenere un impianto che era quello tradizionale, che era quello voluto dai, dai cittadini sciacca. Però nel momento in cui si è accorta che le ragioni di sicurezza erano tali che non lo consentivano, ha chiesto all'organizzatore di eh, organizzarsi. Cambiamo argomento. Un giovane di 24 anni di Canicattì è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza pubblico-ufficiale e lesioni personali. Nel tentativo di sfuggire all'alt dei poliziotti, sabato sera ha travolto un agente che è rimasto ferito, ma è stato poi bloccato ed arrestato. Con sé aveva 30 grammi di cocaina e 23 di hashish, il servizio di Davide Sardo. A Canicattino, nella Grigentino, i poliziotti del commissariato, coordinati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato un canicattinese di 23 anni, Vincenzo Lomanto. Gli si contestano le ipotesi di reato di detenzione di droga a fine di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lomanto, alla guida di una moto, avrebbe spacciato droga consegnandola direttamente ai clienti porta a porta. Quando una pattuglia gli ha intimato l'alt, sabato sera, il 23enne ha proseguito la corsa, ha travolto un poliziotto, è stato inseguito, acciuffato e sorpreso in possesso di 30 grammi di cocaina e 23 di hashish e alcune dosi già confezionate e pronte per essere vendute. I poliziotti gli hanno sequestrato anche 100 euro. Probabile provento dell'attività di spaccio. Al poliziotto investito i medici hanno diagnosticato contusioni e traumi giudicati guaribri in 20 giorni. Questa mattina conferenza stampa del Questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Non è tanto la vicenda sulla quale eh, la persona è stata arrestata e se ne occupa la magistratura e spetterà la magistratura a fare le valutazioni. Eh, è l'esito della vicenda che ha visto. Uh, ferito in maniera per fortuna non troppo grave, 20 giorni di prognosi e, e chimosi, uh, sfregiature, tutta la parte destra del corpo un po' ammaccata e, e graffiata per essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata con a bordo questo, questo malvivente. Ma è un richiamo all'attenzione di tutti e tutti unitariamente perché queste cose avvengano sempre meno, da un lato perché ci deve essere un'attenzione sempre maggiore da parte nostra, forze di polizia e apparato dello Stato, ma deve essere uno sforzo corale e uno sforzo con obiettivi comuni e ben definiti. E contemporaneamente l'assicurazione la, uh, da parte delle altre parti diciamo, della società civile, non solo i cittadini, ma anche le associazioni, gli enti locali, i comuni, la le, eh, le polizie locali, gli esercenti dei negozi e dei, dei, dei pubblici esercizi. Signori, quello a cui assistiamo, di cui spesso ci doliamo. Anche talvolta il fatto che i nostri figli, i nostri nipoti, i figli, i nostri amici hanno un gravissimo incidente, sono coinvolti in un fatto delittuoso particolare e, e ci sorprende perché non è nella loro indole. Domandiamoci perché avvengono queste cose, domandiamoci se certe eh, abitudini che stiamo consentendo di maturare nei nostri giovani siano abitudini sane. Se, come è capitato a me ieri sera, ve l'ho detto, rientravo eh, a tarda notte, erano oltre le due, e passavo qui sotto, sotto la Quesuina, nel pieno centro, e ho visto tre ragazze di un'età compresa tra i 15, 16, 18 anni, non di più, tutte e tre barcollare e a un certo punto ha iniziato a vomitare la prima, ha fatto così la seconda e anche la terza. Signori, si tratta di minori, lo ricordo ai genitori e a tutti i genitori, e di minori che stanno in quelle condizioni in piena notte. Non va bene, nel nostro contesto normativo c'è un obbligo in capo ai genitori o a chi ha funzioni diciamo, di patria potestà o esercita funzioni di garanzia nei loro confronti. A sorvegliare la loro attività. Da stamane sono in corso le operazioni di smontaggio di 8 delle 20 unità abitative donate dall'UNCAR al comune di Campobello di Mazzara e temporaneamente occupate dai migranti sfollati dell'ex cementificio Calcestruzzi Seninunte di Castelvetrano. Le tende sono state allestite nell'ex oleificio Fontane d'Oro confiscato alla mafia. L'operazione si inserisce nello sgombero disposto dal sindaco Giuseppe Castiglione con un'apposita ordinanza concordata con la Prefettura di Trapani. Attualmente sono 26 migranti presenti all'interno delle unità abitative e solo in pochissimi lavorano nelle campagne. Sul posto sono presenti i Carabinieri, la Polizia Municipale, gli agenti della Polizia di Stato e volontari del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Il campo viene aperto ogni anno durante la stagione di raccolta delle olive da settembre a dicembre. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha assolto perché il fatto non, non costituisce reato l'ingegnere saccense Cosimo Bilello. Rispondeva dell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 481 del Codice Penale, ossia falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti, un servizio di pubblica necessità. Il professionista era finito sotto indagine perché accusato di aver depositato al Comune un progetto falso per tenere un permesso a costruire. L'ingegnere era assistito dagli avvocati Ignazio Cucchiare e Gianfranco Vecchio e del Foro di Sciacca. Completata dal sindaco di Menfi, Vito Clemente, la squadra assessoriale presentata ieri sera alla città durante il comizio di ringraziamento. I due nuovi assessori che si aggiungono a Sandro Laplaca, Maria Pia Pisano e Franco Gaiano, nominati prima delle elezioni, sono l'ingegnere Miral Barriggio e il promotore finanziario Ivan Barreca. Stasera intanto, seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il cui presidente sarà il medico Ezio Ferraro, esponente dell'opposizione. Ma che in consiglio è maggioranza numerica, il più votato alle amministrative di fine maggio. Vediamo il servizio. È stato nel corso del comizio di ringraziamento di ieri sera in Via della Vittoria che il neo sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha ufficializzato e presentato alla città la sua aggiunta. I due nuovi assessori che si aggiungono a Sandro La Placa, Maria Pia Pisano e Franco Gagliano, nominati prima delle elezioni, sono Miral Bariggio, ingegnere, e Ivan Barreca, promotore finanziario, anche loro esponenti della lista che ha sostenuto la candidatura di Clemente ed entrambi candidati candidati ma non eletti al Consiglio Comunale. Oltre alla nomina, il sindaco Clemente ha anche proceduto all'assegnazione delle deleghe assessoriali. Sandro La Placa, cui è stata attribuita anche la carica di vice sindaco, si occuperà di assetto del territorio, affari generali e contenziosi, polizia locale e protezione civile, rapporti con il consiglio comunale, sanità, pubblica istruzione, viabilità, gestione e valorizzazione del sistema dei rifiuti e trasporti. Maria Pia Pisano, politiche sociali e giovanili associazionismo, promozione del turismo, cultura e identità locale, tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randaggismo e pari opportunità. Franco Gaiano, attività produttive, agricoltura, pesca, programmazione ed energie rinnovabili. Miral Bariggio, lavori pubblici, servizi cimiteriali, informatizzazione della macchina comunale, rivitalizzazione e tutela del centro storico. Ivan Barreca, infine, servizi e tutela della fascia costiera, sport, eventi musicali e teatrali, trasparenza, ambiente e decoro urbano e servizi alle contrade. Il sindaco Vito Clemente ha tenuto per sé le deleghe al bilancio patrimonio personale, partecipate e servizio idrico integrato. I tre assessori nominati in prima battuta sono stati anche eletti al Consiglio Comunale, ma al momento l'unico che si dimetterà da consigliere è l'assessore Franco Gagliano, che farà spazio in consiglio alla seconda dei non eletti della lista 92013, Valentina Sutera, poiché la prima dei non eletti è Miral Bariggio, nominata assessore. Dovrebbero arrivare successivamente le dimissioni di Sandro La Plaga e Maria Pia Pisano, dando così spazio in consiglio a Michele Interrante e Adriano Mulecascio. Dimissioni da consigliere comunale da parte dell'assessore Franco Gaiano che potrebbero arrivare già questa sera in occasione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Menfi, convocata dal presidente uscente Andrea Pellegrino per le ore 20:30. Occhi puntati naturalmente sull'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale. Appare scontata l'elezione alla più alta carica del civico consesso di Ezio Ferraro, il dirigente medico del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca che con 1085 preferenze è stato il più votato alle recenti elezioni amministrative di Menfi. Ferraro fa parte della coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Ludovico Viviani e che in Consiglio Comunale è maggioranza numerica potendo contare su 11 consiglieri su 16. Sarà proprio Ferraro, in quanto consigliere più votato, a presiedere questa sera i lavori d'aula. Il candidato sindaco sconfitto Ludovico Viviani, che anche lui consigliere comunale, ha optato per il ruolo di leader dell'opposizione e capogruppo della lista verso Menfi. Eh, e la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Memphis sarà trasmessa in diretta sulla nostra emittente, il Canale 80, a partire dalle ore 20. Anche a Burgio è previsto oggi l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, a Santo Stefano Quisquino, domani a Calamonaci, Lucca Sicola, Sambuca di Sicilia e Cianciana, nella giornata di mercoledì 14 giugno. Sanità Grigentina si prepara la manifestazione voluta dal Cartello Sociale della provincia in programma sabato prossimo alla quale ha già dichiarato di aderire il PD. Intanto esplodono le polemiche sul pronto soccorso del San Giovanni di Dio, sulla carenza di operatori sanitari e sulle estenuanti attese dei pazienti problematiche ben note anche nelle altre strutture ospedaliere. Sentiamo il servizio. A pochi giorni dalla manifestazione per la sanità grigentina in programma sabato prossimo alle 9.30 con partenza da Piazza Cavour, il cartello sociale della provincia di Agrigento che ha promosso l'iniziativa rivolge un appello alla partecipazione. Proprio oggi il Consiglio Pastorale diocesano esprime solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari che lavorano in condizioni limite dal punto di vista strutturale ed organizzativo. L'iniziativa del cartello sociale è finalizzata a chiedere maggiore attenzione verso la sanità agrigentina, le cui criticità sono prettamente legate alla carenza di medici, infermieri e operatori sociosanitari. A pochi giorni dalla manifestazione, peraltro, si è generato il caso del pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo il servizio realizzato dalla trasmissione carta bianca di Rai 3. Una situazione nota da tempo e che non riguarda solo l'area di emergenza-urgenza dell'Ospedale di Agrigento. Le lunghe attese con i pazienti che stazionano nei corridoi su sedie e barelle di fortuna sono la conseguenza della carenza di operatori sanitari che va avanti da anni e che nei pronto soccorso si palesa giornalmente. Di assistenza sanitaria inaccettabile. In provincia di Agrigento parla oggi il PD con il segretario provinciale Simone Di Paola e il responsabile della sanità Franco Giordano e non certamente per responsabilità dicono del personale medico infermieristico che al contrario, tra mille difficoltà, prova ad assicurare ai cittadini di questo territorio un'assistenza dignitosa con incredibile senso del dovere. I sacrifici dei singoli, evidenziano gli esponenti del Partito Democratico, nulla possono contro la desertificazione pianificata delle strutture pubbliche attraverso la disincentivazione del personale sopravvissuto alle campagne di promozione delle strutture private. PD che esprime indignazione per come viene gestita la sanità in provincia di Agrigento considerata come la periferia delle periferie. Ci sono tutte le ragioni per protestare e chiedere una sanità che risponda alle esigenze della popolazione. Anche il PD sollecita la più ampia partecipazione possibile alla manifestazione di sabato prossimo ad Agrigento. Il Cartello Sociale ha chiesto ai sindaci, consiglieri e alle forze politiche sindacali e sociali di aderire alla mobilitazione. Nasce un asilo nido aziendale presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Lo annuncia la direzione dell'ASP con il commissario Zeppia che ha indetto per domani pomeriggio una conferenza stampa sui contenuti dell'iniziativa nuova sul panorama regionale. Adesso ci fermiamo per una pausa. Sciacca è ancora una stazione sempre più ambita per il diportismo nautico, mancano però le re realtà tricettive, così al nostro telegiornale l'ingegnere Giuseppe Di Giovanna, presidente della Lega Navale di Sciacca, una condizione che non può non richiamare alla memoria anche i limiti infrastrutturali dello stesso porto peschereccio. Di Giovanna auspica investimenti specifici in questa direzione. Ascoltiamo l'intervistato da Massimo Dantoni. La Lega Navale offre un servizio a chi viene anche qui a visitarci, oltre anche ovviamente ai vostri soci eh, del luogo. Eh, in assenza del porto turistico è possibile dire che sia, insieme anche voglio dirlo, al circolo Ronato del Corallo, la possibilità di offrire ospitalità a chi viene a Sciacca. Ecco, la domanda è questa. Sciacca è ancora una stazione ambita da parte di chi, eh, dei diportisti nautici, insomma? Sciacca è una meta sempre più ambita, non ancora ambita, è una meta sempre più ambita. Il problema vero di Sciacca è che manca la ricettività diportistica, manca totalmente al punto che... La realtà più importante dal punto di vista diportistico è addirittura rappresentata dalla Lega Navale, che dovrebbe avere una funzione diversa. Quindi, lei, lei quando parla di assenza di ricettività di portistica, non si riferisce immagino soltanto all'aspetto infrastrutturale della mancanza di un porto vero e proprio, evidentemente anche a un aspetto di ospitalità, è, 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 è un problema molto complesso. Certo. Intanto, la mancanza di una eh, struttura ricettiva è, eh, dedicata. Perché noi approfittiamo di un molo, di un porto eh, che in realtà è nato come un porto peschereccio e che ha tutti i limiti eh, di un porto perché, peschereccio per quanto riguarda il diportismo. Abbiamo un porto eh, non sicuro e questa è una cosa su cui io continuo a ribadire da anni abbiamo un porto aperto a libeccio per cui, in occasione di mareggiate di libeccio possono succedere delle cose terribili, nel ricordo una mareggiata. Paurosa capitata nel 1991-92, se non ricordo, quando ci furono danni terrificanti. Gli stessi pescherecci sono costretti a ricoverarsi nella cala interna perché la cala esterna è praticamente esposta è quasi completamente inutilizzabile perché completamente esposta dal punto di vista ricettivo ci siamo solamente noi come entità più grande noi abbiamo 240 posti barca e, il, e, e gli amici del, del, corallo. Eh, del corallo non vi è nient'altro da, da circa due anni noi eh, mh, accusiamo un completo esaurimento dei posti disponibili, per cui abbiamo delle liste di attesa di barche che vorrebbero eh, eh, mettere a mare e non possono farlo. Questo conferma il fatto che c'è l'interesse in crescita su Scelta. Assolutamente. E soprattutto abbiamo difficoltà a dare eh, asilo alle barche che sempre più numerose. Percorrono la rotta della costa meridionale della Sicilia, che è fatta di persone sensibili al mare perché camminano per mare e che troverebbero a sciacca la possibilità di fermarsi e di conoscere questa nostra città. Molto spesso dobbiamo dire: noi non abbiamo la possibilità di ospitarvi. In conclusione, lei ci sta facendo notare che questo è un settore su cui bisognerebbe programmare di investire in futuro, no? Ma io. Eh, mh, mh, Trovo questo talmente scontato che non bisognerebbe neanche eh, dirlo. È chiaro che questo è uno dei punti su cui bisogna investire. Denoto una mancanza di, di interesse in questo campo, in tutto il campo eh, della, eh, estivo, diciamo quindi, a cominciare dall'attenzione per le spiagge. Che devo dire da sempre ormai è una malattia cronica, è assolutamente nullo in tutte le amministrazioni che si sono eseguite negli ultimi vent'anni almeno. Quindi, credo che non si sia investito neanche un centesimo sulle spiagge in questo millennio dal, dal, 2000, dal 2000 in poi, quando quello è uno dei nostri tesori più importanti. A maggior ragione, non si investe neanche un centesimo e sulla ricettività eh, eh, navale, perché è quella di persone che hanno anzi una certa disponibilità economica. Eh, oddio, eh, avere una barca eh, ormai non è più da ricchi, anche persone normalissime. Avere un certo tipo di barca, però sì. Eh, beh, avere un certo <ride> tipo di barca, sì, e quindi poter ricevere queste persone sarebbe sicuramente un vantaggio enorme per la nostra città. Torniamo a parlare del rigagnolo che da decenni sversa sulla spiaggia del Sovareto. Continuano le segnalazioni di cittadini e bagnanti che nelle ultime ore denunciano la deviazione del rigagnolo che dunque non sfocia più nel mare ma accumula acqua ristagnante direttamente sulla battigia. Ne è scaturita una vera e propria palude. Chi si è rivolto alla nostra emittente invoca un intervento di verificante anche dal punto di vista igienico-sanitario. E sempre da Sovareto giungono anche segnalazioni su una pulizia del litorale che sarebbe stata effettuata non a regola d'arte, con la sabbia asciutta accatastata in un punto del litorale. Giriamo le segnalazioni all'autorità per le verifiche necessarie. Lo stato di pericolo in cui versa la via Penelope al centro dell'interrogazione presentata all'amministrazione comunale di Sciacca dal consigliere Ignazio Bivona. La stagione estiva è entrata ormai nel vivo e le arterie stradali adiacenti alla località di mare della città diventano maggiormente trafficate. In via Penelope evidenzia Bivona l'assenza di seri interventi ha trasformato quella strada in un pericolo per auto e ciclomotori oltre che un disagio per i pedoni. La presenza di migliaia di ragazzi che si recano nei lidi dovrebbe indurre ad un'attenta e celere risoluzione del problema. Ignazio Bivona ha chiesto alla Giunta Termine quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per risolvere la criticità di Via Penelope. È stato pubblicato dal Comune di Sciacca l'avviso per usufruire del servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per l'anno scolastico 2023-2024, a darne notizia l'assessore alla pubblica istruzione Salvatore Mannino. La scadenza per presentare domande di accesso al servizio è fissata al 18 agosto. Il modello di istanza è scaricabile dal sito del Comune di Sciacca e è disponibile anche presso l'ufficio relazioni con il pubblico. Per informazioni ci si può rivolgere o all'ufficio della pubblica istruzione o all'URP. A Borgo Bonsignore è ancora aperto il cantiere dei lavori di riqualificazione per oltre 2 milioni di euro, nonostante la sorta di inaugurazione avvenuta il 5 agosto dello scorso anno da parte dell'allora presidente della regione Nello Musumeci. La consegna dell'opera è prevista per il 10 luglio, ma è già aperto il dibattito su cosa dovrà diventare Borgo Bonsignore dopo l'investimento di 2 milioni e mezzo di euro. Sentiamo i servizi. È passato quasi un anno dalla visita al cantiere, una sorta di inaugurazione da parte dell'allora Presidente della Regione Nello Musumeci. A Borgo Bonsignore però l'opera di riqualificazione non è stata ancora ultimata. Sembra incredibile ma si attende ancora la consegna dei lavori. Abbiamo fatto una riunione proprio sul sito a Borgo Bonsignore, in quella splendida location che è la piazza di Borgo Bonsignore così come è riqualificata col direttore dei lavori, con il rappresentante dell'impresa che sta Completando i lavori, dovrebbero consegnarli entro il 10 di luglio. Io ho fatto pressione perché sia così, ho incontrato anche il commissario dell'ESA, eh, perché eh, quegli immobili sono di proprietà dell'ESA, eh, proprio per eh, accelerare quanto più possibile la consegna ai lavori. Siamo proprio nelle fasi finali, anche là devono soltanto definire eh, l'immobile adibito al punto di ristoro, al ristorante-bar. Eh, hanno preso un impegno in quell'occasione, stiamo parlando di, non, di circa una settimana fa, che entro il 10 di luglio dovrebbero essere consegnati i lavori di Borgo Bonsignore che ehm, hanno reso ancora più bello quel sito, quel posto, quella borgata. Si è addirittura di arrivo, almeno si spera, ma adesso si pone la questione di valorizzare al meglio il borgo sul quale sono stati spesi ingenti risorse pubbliche. L'idea del Presidente Musumeci all'epoca è stata questa l'ho anche comunicato eh, il 5 agosto scorso quando è venuto per quella visita in cantiere dal palco che per l'occasione era stato realizzato. L'idea è proprio questa, quella di quel borgo, una volta che sono state spese risorse pubbliche, è stato riqualificato dal punto di vista urbanistico ed estetico. Eh, deve essere valorizzato perché eh, eh, sia effettivamente attrazione dal punto di vista turistico, possa garantire servizi non soltanto alla comunità riberese, ma a tutti i turisti che sono innamorati di quella zona e che vengono a visitare il nostro territorio. Quindi eh, ritengo. Chi dovrà gestire però questo processo? Posso che questi sono immobili, lei lo ricordava, di proprietà dell'ESA, della regione, quindi. Eh, poi e si aspetta la decisione che dovrà prendere. La regione siciliana, quindi l'ESA e il Dipartimento regionale delle infrastrutture. E abbiamo un incontro programmato settimana prossima col RUP, col Direttore generale e col Commissario dell'ESA proprio per capire cosa bisognerà fare di questi immobili così come riqualificati. E si dovrà affrontare questo argomento avendo chiaramente presente che è una risorsa per questo nostro territorio e, e che bisognerà fare delle scelte oculate, giuste, eque, nel rispetto delle posizioni di ognuno, perché questo borgo possa essere valorizzato e garantire un ritorno di natura economica, sociale e culturale, perché è un posto meraviglioso. Diversi eh, operatori culturali, economici sono venuti nel frattempo da me stesso accompagnato a visitarlo e lo trovano eh, veramente un posto incantevole, eh, dove si possono realizzare eh, assolutamente eventi di natura culturale, di natura eh, sociale, di natura anche eh, eventi di moda, ci sono dei contatti anche con stilisti di fama nazionale che vorrebbero fare delle sfilate e organizzare degli eventi eh, nel borgo così come riqualificato. È deceduto all'età di 83 anni Francesco Cassar, dipendente da anni in pensione del comune di Sciacca, personalità molto attiva nel mondo culturale, studioso storico e ricercatore bibliografico. Per anni si occupò della biblioteca comunale di Sciacca, quella intitolata ad un suo importante predecessore, il canonico Aurelio Cassar, zio di Francesco che fu a sua volta cittadino attivo, amante di libri, dispensatore di cultura, creatore di luoghi di conoscenza e fondatore nel 1920. Della sezione storica della biblioteca e a cui avrebbe poi lasciato in eredità i suoi libri. Tra le numerosissime pubblicazioni di Francesco Cassar, citiamo quello dedicato alla figura di Saverio Frisia e più recentemente il libro edito da Melkart dal titolo Sciacca Novecento. Oggi pomeriggio alle 16 funerali nella Chiesa Madre, ai familiari le più sentite condoglianze della nostra emittente. Ed è morto all'età di 84 anni il professor Enzo Puleo, preside in pensione diresse la scuola media Agostino Inveges, persona di elevato spessore culturale umano, ed innato rigore professionale. Nei primi anni 2000 Puleo ricoprì la carica di difensore civico del Comune di Sciacca. I suoi fu funerali stamattina nella chiesa dei Cappuccini. Ai familiari del professor Enzo Puleo le più sentite condoglianze da parte della nostra emittente. Luca Sicula ha ospitato una rappresentanza di emigrati americani provenienti dalla Louisiana, una trentina di turisti giunti appositamente dall'America per conoscere il paese che aveva dato i Natali ai propri antenati. Mai il piccolo comune montano agrigentino aveva ospitato un numero così cospicuo di emigrati. Sono stati accolti dall'amministrazione comunale e dalle aziende agricole del territorio, noi ne parliamo nel servizio. Una rappresentanza di 20 emigrati in America, discendenti di Ducca Sicula, sono stati in visita sabato scorso presso il piccolo comune grigentino. Si tratta tutte di persone appartenenti alla terza e quarta generazione, figli di emigrati partiti alla volta dell'America in cerca di lavoro e di maggiore fortuna tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. I turisti in questi giorni hanno visitato in lungo e largo la Sicilia, ma hanno voluto chiudere il loro tour proprio a Lucca, località che aveva dato i Natali ai loro antenati. I visitatori, alla ricerca appunto del luogo e delle loro origini, sono stati accolti all'ingresso del paese dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Dazzo, dai consiglieri comunali tra cui Antonino Oliveri e Francesco Lume e da Pasquale Mortillaro, esperto del territorio ed appassionato di ricerche genealogiche. Gli emigrati sono poi giunti in piazza dove sono stati accolti dai docenti e dagli studenti della locale scuola primaria appartenente all'istituto comprensivo Roncalli e hanno fatto il giro del paese, dei suoi monumenti e delle sue bellezze naturalistiche, anche con il supporto delle baby guide turistiche formate dalla scuola diretta dal preside Vito Ferrantelli. Presso Palazzo Locascio, questa rappresentanza di emigrati americani, ha potuto conoscere alcune aziende agricole del territorio e assaggiare le prelibatezze enogastronomiche di Lucca Sicola, primo tra tutti l'eccezionale olio extravergine d'oliva. Lucca Sicola non è nuova a quello che viene chiamato turismo delle origini, ma grazie al supporto dell'amministrazione comunale e all'impegno di Pasquale Mortillaro, le presenze nell'ultimo periodo sono più che triplicate rispetto al passato. Gli emigrati presenti sabato a Lucca erano provenienti precisamente dalla Louisiana, ma molte comunità di discendenti lucchesi sono presenti anche in Colorado, New York, Brasile, Argentina e Canada. Pasquale Mortillaro è un ricercatore appassionato e profondo conoscitore della storia della prima grande migrazione verso l'America di centinaia di famiglie lucchesi. Inoltre è punto di riferimento nella realizzazione di alberi genealogici familiari lucchesi, per chiunque gli faccia richiesta, da oltreoceano e non. Proprio in questa occasione ha infine consegnato due pergamene con gli alberi genealogici delle rispettive famiglie di appartenenza, Caruso e Mortillaro. La Saccense Serena Gulisano è stata la più votata alle ultime elezioni degli organi di rappresentanza studentesca dell'Università di Palermo, Senato accademico, CDA dell'Università, Comitato per lo Sport Universitario e CDA dell'Ursu. Con oltre 6.200 voti Serena Gulisano è stata la prima eletta al Comitato per lo Sport Universitario. Nei 13 dipartimenti intesa universitaria è eletto 68 rappresentanti. I saccensi sono Rachele Ciaccio, Leonardo Casandra, Alessandro Gracò, Giuseppe Cucchiara, Zaira Bene e Giuseppe Fauci. Il presidente dell'Associazione Studentesca Intesa Universitaria è Calogero Sabella. Oltre 50 musicisti, docenti e studenti del Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini saranno impegnati il 21 giugno del prossimo per celebrare la 29esima festa della musica con eventi speciali in tre città. Ad Alghero, dal 18 al 21 giugno, alcuni studenti del Dipartimento Jazz saranno impegnati in un laboratorio di produzione insieme ai colleghi del Conservatorio di Sassari per preparare il concerto speciale del 21 giugno che andrà in diretta su Rai Play alle ore 20 e vedrà protagonista la big band jazz congiunta dei due conservatori diretti dai maestri Giacomo Tantillo e Gavino Mele. A Sciacca, nel borgo dello Stazzone alle ore 21, l'orchestra jazz e pop del Conservatorio Arturo Toscanini, diretta dal maestro Alberto Maniaci, vedrà protagonisti gli studenti neolaureati del Dipartimento di Nuovi Linguaggi Musicali con i migliori progetti di laurea e migliori esecutori dell'ultima sessione accademica con la collaborazione dei docenti Ernesto Marciante e Sergio Calì. Il concerto è patrocinato dal Comune di Sciacca e organizzato in collaborazione con Skene Academy. Contemporaneamente a Palermo la Festa della Musica decolla in collaborazione con l'Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino, dove dalle ore 11 nell'area Partenze e Arrivi si esibiranno i giovani talenti dei dipartimenti classici del Conservatorio. All'Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Mariano Rossi di Sciacca, guidato dalla dirigente Paola Triolo, si svolgerà venerdì prossimo 16 giugno a partire dalle 9.30 e fino alle 13.15 la manifestazione conclusiva dei progetti Piccoli Artisti e Voliamo con la Fantasia. Si tratta di attività progettuali realizzate dalla Scuola dell'Infanzia. Rispetto dell'ambiente attraverso l'impegno quotidiano a differenziare e riciclare i rifiuti, questo è il tema del progetto che ha coinvolto i bambini della scuola dell'infanzia e dell'Istituto Comprensivo Crispi di Ribera. Vediamo il servizio. Bambini sempre più protagonisti di importanti messaggi di tutela dell'ambiente. A Ribera i piccoli alunni della scuola dell'infanzia di Piazza Giulio Cesare dell'Istituto Comprensivo Crispi hanno realizzato e portato a termine con i loro docenti il progetto educativo dal titolo Un Paese bellissimo sul rispetto dell'ambiente che comporta l'impegno di differenziare e riciclare i rifiuti. Tutti i bambini sono stati coinvolti in diverse attività di gruppo per realizzare con materiale di riciclo idee creative come abiti, oggetti e diversi lavori utilizzati poi per la mostra che si è svolta presso la sala convegni del Palazzo Municipale di Ribera. Gli oggetti riciclati sono stati trasformati in vere opere d'arte. Sono stati realizzati anche dei cartelloni sulle stagioni, sul mare, sulla terra e sul cielo, con un unico messaggio, quello del rispetto dell'ambiente. Piccoli alunni protagonisti anche di una rappresentazione sulla raccolta differenziata. Lo spettacolo si è svolto al Cineteatro Lupo e al pubblico i bambini della scuola dell'infanzia e dell'Istituto Crispi hanno lanciato messaggi importanti sulla coscienza civica e sull'impegno che ciascuno deve mostrare nel mantenimento dell'ordine e della pulizia, a cominciare da una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. È stato anche proiettato un video realizzato a Secca Grande in cui i protagonisti sono stati gli alunni di 5 anni che hanno messo in evidenza tutti gli aspetti negativi che inquinano l'ambiente. Il video verrà utilizzato come spot dal Comune di Ribera per sensibilizzare la popolazione. Alla fine dello spettacolo, anche una sfilata con gli abiti realizzati con i materiali di riciclo. Bambini in Festa è la manifestazione organizzata da Ribera Lab rivolta ai bambini dai 5 anni in su che saranno coinvolti in attività di lettura, laboratori di pittura e attività ludico-ricreative con musica e giochi. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alla Villa Comunale di Ribera il 14 giugno dalle 18.30, giro tondo attività ludico-ricreativa, musica e giochi, il 20 giugno flashbook, letture per bambini e il 23 giugno laboratorio di pittura, acquerellando. Adesso vediamo nella nostra rubrica qual è il libro che vi proponiamo da leggere La vita di Caterina, la madre di Leonardo un libro che si fonda pure su molteplici scoperte di carattere scientifico, sul ritrovamento di documenti, ma non solo, capaci di riscrivere la storia dell'origine del genio da Vinci. Un'opera destinata ad aprire un dibattito importante tra i maggiori leonardisti al mondo. Caterina è una ragazza selvaggia, libera come il vento, corre a cavallo su altopiani, ascolta le voci degli alberi, degli animali, degli dei e degli eroi. La sua vita trascorre al di fuori del tempo, la sua parabola sembra promettere un futuro luminoso fin da bambina. Poi, un giorno, improvvisamente, ella viene trascinata con violenza nella storia. La sua esistenza finirà per intrecciarsi con un'umanità varia, infinita, che non ti aspetti. La sua vicenda poi si farà grande. Uno dei figli che ha messo al mondo, Caterina, l'ha amato più della sua vita e sa che lui l'ha amata allo stesso modo. La sua felicità è stata dargli tutto quello che aveva: il suo infinito amore per la vita, per le creature e la libertà. Il nome di quel bambino, lo conosciamo tutti, era Leonardo. Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo, di Carlo Vecce, edito Giunti. Per lo sport è stato il saccense Antonio Puccio della SD Shack Running a vincere la quarta edizione del trofeo Claudio Giudice di Corsa su Strada di Canicattì. Al via numerosi podisti di Shack nel servizio spazio anche alle arti marziali con le vittorie nel judo per le atlete della Karate Judo Club di Shack a Palermo. Sentiamo il servizio. Quarto Memorial Podistico Claudio Giudice di corsa su strada disputato ieri a Canicattì, quarta prova del Grand Prix provinciale organizzato dalla SD Atletica Canicattì. Tantissimi gli atleti saccensi in gara, tesserati per entrambi i sodalizi della ASD Sciacca e della Gato Cresciacca. La gara è stata vinta come vincitore assoluto dal saccense Antonio Puccio della Sciacca Running, autore di una grandissima prestazione che fa il paio con i risultati di rilievo già centrati nelle competizioni stagionali precedenti. Della sciacca running hanno gareggiato pure Vincenzo Fazio, terzo di categoria SM55, Luigi Marino, secondo di categoria SM65, e poi Francesco Casamassima, Michele Guzzardo, Accursio Sclafani, Gaspare Ragusa, Vito Bono, Giuseppe Marciante, Giuseppe Russo e Giuseppe Turturici. Per Lagato Clesciacca invece i protagonisti sono stati Mario Chiarello, primo di categoria SM65. Maria Rosaria Chiaramonte, prima di categoria SF65. Giosi Baldassano, seconda di categoria SF50. Maria Navarra, seconda di categoria SF60. Patrizia Rapisarda, prima di categoria SF55. E poi Gaspare Allegro, Domenico Piazza e Sergio Raso appassionati saccensi di podismo che adesso si preparano per la prossima tappa agonistica in calendario Fidal. E passiamo alle arti marziali. Carata Judo Club di Sciacca impegnata ieri al torneo regionale coni di judo per la Federazione Filcam, che si è tenuto a Palermo. Per la classe esordienti A nata nel 2011, primi posti sia per Virginia Montaleone sia per Beatrice Stalladino. Monteleone ha vinto nella categoria fino a 56 kg, mentre Saladino nella categoria fino a 63 kg. Due bellissime prestazioni dunque per le Giudoca Seccensi, che sono state accompagnate a Palermo dall'istruttrice Manuela Piazza. E per il calcio giovanile a 7 ieri a Sciacca la 41esima edizione del trofeo Luigi Riccardo Gurrera, riservato alla categoria esordienti ed organizzato dalla Gin Club Stadium e dal Comitato Provinciale Asi. Protagoniste squadre della provincia di Agrigento, Trapani e Palermo, ma alla fine né vincitori né vinti. Gli allievi partecipanti sono stati tutti premiati con una medaglia ricordo. Vediamo il servizio. Si è svolto ieri a Sciacca il trofeo di calcio giovanile A7 Luigi Riccardo Gurrera, giunto alla 41esima edizione ed organizzato anche quest'anno dalla Ginny Club Stadium, presieduta da Pippo Montalbano, e dal Comitato Provinciale Asi di Agrigento, presieduto dal saccense Mario Cucchiara. Ad ospitare la manifestazione è stato l'impianto sportivo del Residenza Isabella. Un trofeo riservato a 60 ragazzi della categoria Esordienti, nati negli anni 2010 e 2011, provenienti dalle province di Agrigento, Trapani e Palermo ed appartenenti alle squadre della Primavera di Marsala, Ponte di Ferro di Porto Empedocle, Valle Iato di San Giuseppe Iato, Castelvetrano Selinunte e Ginny Club di Sciacca. Al termine delle gare non c'è stata alcuna classifica. Le squadre si sono infatti confrontate con la Formula Allitaliana. Lo scopo della manifestazione era di carattere ludico-sportivo e alla fine sono stati premiati tutti gli allievi partecipanti con una medaglia di ed una coppa di partecipazione alle società offerte dal Comitato Asi. La Ginny Club Stadium ha consegnato anche una targa ricordo a Dario Gurrera, fratello di Luigi Riccardo Gurrera. Ad arbitrare le gare, Giovanni Zinerco e Davide Montalbano. Con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora oggi per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime. RMK TV Canale 80 trasmette in alta definizione, ha ampliato il bacino d'utenza ed è disponibile sul tuo televisore nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Ma puoi seguirci anche in streaming da tutto il mondo sul sito rmk.it e con.